Buongiorno gente, benvenuti in questo nuovo video. Ho qui il computer perché oggi abbiamo un argomento molto serio e quindi mi devo fare aiutare perché l'argomento è anche qui dentro e arriva da qui. Perché arriva da qui? Perché arriva da una di voi, quindi una ragazza iscritta al canale che però è laureanda in psicologia del crimine che adesso sta preparando la sua tesi che parla appunto della sicurezza percepita dal punto di vista delle donne. Questo argomento è particolarmente importante perché riguarda tutti noi, donne, uomini, tutti quanti. Sentirsi al sicuro è fondamentale per tutti noi per vivere proprio serenamente e maggiormente è importante per noi donne perché siamo quelle spesso più colpite da questa brutta cosa per cui non ci sentiamo quasi mai completamente al sicuro. Tra l'altro novembre è un mese importante perché il 25 si festeggia appunto la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne e quindi è un mese in cui se ne parla parecchio, ma l'obiettivo è quello di parlarne tutto l'anno perché se una persona ha tra le mani un mezzo che gli permette di diffondere questo argomento e attirare l'attenzione su un argomento così sensibile e delicato come questo, è fondamentale sfruttarlo in tutti i modi possibili. Quindi è stato per me proprio un onore ricevere una richiesta del genere e mi ha fatto anche riflettere, per cui ho deciso proprio di prenderlo come spunto per far riflettere anche voi, tutti quanti, e vorrei rispondere insieme a voi alle domande che appunto ho ricevuto per il video tag e ad invitare anche voi a fare una riflessione su tutti questi argomenti e magari di rispondere qui sotto nei commenti perché così possiamo aiutare questa ragazza con la sua tesi, ma anche tante noi donne a confrontarci tra di noi per condividere la nostra esperienza e magari darci forza a vicenda, perché se novembre è il mese in cui se ne parla di più, dobbiamo proprio renderlo un argomento da tutti i giorni, quindi 365/366 giorni all'anno, perché la sicurezza è fondamentale. Partiamo quindi subito con le domande e vediamole una ad una e rispondiamo insieme, per cui se volete rispondere pubblicamente anche sotto al video, fatelo pure. Altrimenti, se siete interessate a rispondere a queste domande, mandarle magari direttamente a questa ragazza qui, fatemelo sapere perché così condivido con voi magari il suo contatto perché possiate mandare le vostre risposte direttamente a lei. Io riprendo il mio computer e partiamo con la prima domanda. Ti ritieni sicura nella città dove vivi? Di base sì, a Monza non mi sento in pericolo, mi sento al sicuro, tranne che in alcune occasioni, e cioè la sera particolarmente. La sera non mi sento quasi mai al sicuro, nel senso che di base sono una persona coraggiosa e non ho particolari paure. Anzi, mio papà mi ha sempre insegnato di non aver paura e di andare sempre avanti a testa alta, solo che ci sono alcune situazioni che però mi mettono a dura prova. Tipo, quando devo tornare la sera un po' più tardi a casa da sola, non mi sento per niente al sicuro. Non mi sento per niente al sicuro neanche a fare 100 o 200 metri dalla fermata del pullman fino al cancello di casa. E questo fa riflettere parecchio. Spesso quando mi capita appunto di tornare dopo una certa ora, e cioè anche solo dopo le 10, quindi quando le persone in giro sono di meno, sono molto più attenta, mi guardo chi ho intorno, guardo soprattutto chi scende insieme a me dal pullman, perché proprio mi mette un po' di ansia le situazioni come queste. Non so mai cosa può succedere e sono un po' sempre prevenuta, nel senso che mi guardo molto bene intorno e cerco proprio di scrutare le persone e se possibile chiamo qualcuno e sto al telefono nel tragitto che faccio anche solo dal pullman verso casa e così mi sento più tranquilla. Non è una cosa normale questa, mi rendo conto che non è giusto sentirsi così e nessuno di noi dovrebbe sentirsi così banalmente per camminare per strada. Domanda numero due. Quali sono a tuo avviso le situazioni più pericolose in cui può incorrere una donna nella vita quotidiana? Se devo pensare alla mia vita,
io non faccio cose troppo pazze, nel senso che di base vado in ufficio, esco qualche volta la sera, vado a trovare i miei amici, quindi cose super tranquille, super easy. In queste situazioni qui, comunque, spesso mi trovo in situazioni che però mi fanno un po' preoccupare, mi mettono un po' di ansia. Queste sono soprattutto nelle zone tipo la metropolitana. Quando devo prendere la metropolitana non sono mai tranquilla del tutto. Sono sempre molto attenta e anche di giorno, non solo la sera, perché soprattutto nei capolinea girano un po' di persone che anche solo l'apparenza sembrano poco raccomandabili. E poi però ci sono altre situazioni tipo quando vado in un luogo che non conosco, non mi sento mai del tutto tranquilla perché non so da chi è frequentata la zona, se mi metto magari in una situazione pericolosa. Quindi di base quando devo andare in un posto nuovo non sono mai tranquilla del tutto. Ovvio, non è sempre possibile farsi accompagnare, quindi quando non è possibile mi armo di tanto coraggio e vado, perché poi si finisce per non vivere se si ha sempre paura di andare da qualche parte. Se devo pensare a situazioni pericolose, anche banalmente un parcheggio pubblico lo può essere. Quindi tutte zone poco frequentate dove magari una donna si può trovare da sola con una persona malintenzionata. Domanda numero 3. Hai mai riflettuto prima d'ora sull'eventualità di dover tirar fuori le unghie in caso dovessi fronteggiare un malintenzionato? Sì, mi capita spesso, anche banalmente quella volta che esco fuori la sera e torno tardi, mi ritrovo a pensare come difendermi nel caso di un'eventuale aggressione. Mi è capitato di ragionarla proprio con più intenzione quando un'amica mi ha raccontato un episodio molto spaventoso che ha dovuto vivere lei e di cui vi parlo più avanti perché c'è anche lì la domanda dedicata. E comunque direi che è un pensiero fisso questo di dover pensare come potersi difendere, lo ammetto. Io non ho mai vissuto situazioni molto pericolose, però situazioni border in cui mi sono preoccupata sì, e quindi questa cosa probabilmente mi è rimasta dentro da qualche parte e mi ritrovo spesso di pensare su come potermi difendere. Domanda numero 4. Ritieni che gli uomini siano sensibili al tema al pari di noi donne? Non saprei, nel senso che è vero che anche un uomo può essere aggredito allo stesso modo o trovarsi in una situazione di pericolo allo stesso modo come noi donne. Il mio percepito è che gli uomini però siano più tranquilli e più sicuri di sé quando si trovano in giro da soli e non sentano la stessa paura che proviamo noi ragazze quando ci ritroviamo da sole. Magari questo appunto è solo una mia percezione, per cui magari non è per niente vero. Questa invece però la sensazione che ho io è che un uomo si possa permettere di stare in giro più tranquillo rispetto a noi ragazze o noi donne. Domanda numero 5. Ti è mai capitato di trovarti in una situazione pericolosa o di dover affrontare fisicamente qualcuno? No, non mi è mai capitato di essere proprio aggredita. Mi sono capitate negli anni situazioni un po' strane, cioè palpeggiamenti sul pullman o sulla metro, e in quelle situazioni lì sì, è una violenza comunque e mi sono dovuta difendere verbalmente. Non mi sono trovata nella situazione di dovermi difendere fisicamente, fortunatamente, e spero di non doverci mai finire in una situazione del genere. Domanda numero 6. Hai mai pensato di acquistare lo spray al peperoncino? Se sì, è stata una tua iniziativa oppure ti è stato consigliato da qualcuno? Allora, sì, l'ho avuto per un po', fortunatamente non l'ho mai dovuto utilizzare e di base in realtà non ci avevo mai pensato io stessa a una cosa del genere. Me l'aveva procurato un fidanzatino ai tempi, perché ero molto giovane, avevo tipo 19 o 20 anni, e appunto spesso tornavo a casa tardi la sera perché facevo comunque già ai tempi il corso di recitazione, quindi mi capitava di tornare anche dopo le 23 e ovviamente dovendo passare per Sesto San Giovanni
era una di quelle situazioni un pochino border e lui era molto preoccupato per me, per cui mi ha procurato lo spray al peperoncino da portarmi sempre in borsa. Ovviamente non l'ho mai utilizzato e ci ho sempre sperato di non doverlo fare, perché comunque se arrivi in una situazione del genere non è mai facile. Domanda numero 7. Quanto contano secondo te l'aspetto fisico e l'outfit sulla possibilità di essere vittime di molestie o aggressione? Allora, questo argomento è molto molto delicato, perché sento che spesso si veda una ragazza vestita un pochino più scoperta, diciamo così, con parti del corpo più visibili o comunque più evidenziate dall'outfit, che si veda questa cosa come una cosa negativa e come un invito a qualcuno ad aggredirle. Trovo che sia un concetto un po' sbagliato, nel senso che pensare che come si veste una ragazza, una donna, sia il motivo per cui viene aggredita è concettualmente sbagliato. Non è giusto che si dia anche la colpa, anche solo con mezzo pensiero, alla ragazza o appunto alla donna per come è vestita, nel fatto che è stata aggredita fisicamente o verbalmente. Se succede una cosa del genere, non è mai colpa della vittima, è sempre colpa dell'aggressore. Questo perché una persona sana di mente ed equilibrata non troverebbe mai dentro il modo di vestire di una donna la ragione per aggredirla. Domanda numero 8. Ti sei mai ritrovata a discutere con altre donne su come potersi difendere in caso di necessità? Quali consigli hai dato o ricevuto? Allora sì, questo è capitato più di una volta. Mi ricordo però un episodio molto molto particolare che mi ha lasciata un po' segnata, anche se non sono stata toccata direttamente. Questo episodio qua è successo a una mia collega e amica, che una sera tornando a casa dal lavoro si è ritrovata a dover fare il tragitto dalla metro fino al parcheggio inseguita da un personaggio un po' strano. Praticamente questo è successo a Molino Dorino e lei ha notato appunto di essere seguita da questo uomo qui, che l'aveva già puntata sulla metropolitana e quindi l'aveva già notato in metropolitana di essere un po' strano, di fissarla. Però poi si è ritrovata seguita fino al parcheggio, ma non se n'è accorta subito, perché se l'è ritrovato sul piano del parcheggio, perché c'è il parcheggio multipiano a Molino Dorino appunto, e se l'è ritrovato lì. E questo episodio per lei è stato molto traumatizzante e l'ha spaventata parecchio, e si è sentita appunto in una situazione di pericolo, per cui poi è dovuta scappare, urlare e farsi sentire da altri, anche perché quel parcheggio lì non è molto frequentato, nel senso che dopo un certo orario c'è la persona che sta lì in assistenza, però se no non c'è molta gente in giro. E questo episodio qui mi aveva segnata parecchio anche a me, perché anch'io ai tempi tornavo a casa appunto da Molino, perché abitavo da quell'altra parte di Milano, avevo anch'io la macchina parcheggiata lì e quindi l'ho vista come un potenziale pericolo per tutte noi. In quell'occasione lì mi ricordo che lei ne aveva parlato con la sua famiglia, con il suo fidanzato, e il suo fidanzato le ha procurato una sorta di pezzo di metallo da attaccare alle chiavi per potersi difendere appunto in situazioni simili. E ne abbiamo parlato di questa cosa qui, anche se ovviamente quello può essere una cosa per difendersi, è sempre un po' border, nel senso che il pensiero di avere una cosa del genere tra le mani mi preoccupa un po', perché per come è la legge italiana non so se mi posso difendere e fino a che punto mi posso spingere per difendermi, perché poi rischio di passare dei guai anch'io. Ovvio che se mi ritrovo in una situazione di pericolo penso prima alla mia vita e quindi mi difenderò e poi affronterò le conseguenze, però ecco, non saprei bene come difendermi e
come posso difendermi senza passare poi dei guai anch'io. Su questo argomento ammetto che mi devo un po' documentare. Domanda numero 9. Ti sentiresti più a tuo agio a frequentare un corso di antiaggressione femminile in gruppo con altre donne o riterresti più utile frequentare delle lezioni private? In questo caso penso che l'unione fa la forza, quindi essere con più donne tutte insieme a studiare metodi per difendersi sia più costruttivo e più utile per tutte noi, anche perché in questo modo possiamo condividere le nostre esperienze e unire più cervelli per creare una macchina di difensione più potente. Domanda numero 10. Fai degli esempi su come una donna può utilizzare la propria astuzia al fine di guadagnare una posizione di vantaggio durante uno spiacevole incontro con un malintenzionato. Se mi dovessi trovare in una situazione di pericolo, ovviamente la prima cosa che mi passa per la testa è correre, e molto velocemente. Io mi alleno, spesso corro molto e ho raggiunto dei tempi molto molto buoni, e quindi la prima cosa che faccio sicuramente è correre, insieme anche a gridare a pieni polmoni, proprio di modo da farmi sentire. E in più, di base, se anche sento di essere in una situazione un po' pericolosa, cerco di farmi vedere sicura e tranquilla, non preoccupata, perché non lo so perché, ma ho questa convinzione che se mi faccio vedere forte, sicura, determinata e non preoccupata, non darò spazio a qualcuno di anche solo aggredirmi verbalmente, cosa che spesso capita comunque. Poi, se devo pensare di trovarmi in una situazione pericolosa dove appunto non posso correre, non posso gridare, non posso evitare, probabilmente non saprei altre cose più astute. E questo mi lascia un po' preoccupata, per cui se voi avete dei suggerimenti più astuti, condividiamoli qui sotto perché ne abbiamo bisogno. Domanda numero 11. Quale pregio fisico o caratteriale potrebbe avvantaggiarti in caso dovessi difenderti e quale difetto invece potrebbe svantaggiarti? Parliamo del difetto, se possiamo chiamarlo difetto, ma è una cosa proprio che la natura ha reso così, è il fatto di essere comunque donna, e quindi anche se siamo forti, anche se ci alleniamo, siamo di base più svantaggiate in caso di un'aggressione da parte di un uomo. Se invece devo pensare a cosa potrebbe avvantaggiarmi, è il fatto di nuovo di allenarmi e quindi di essere sempre fisicamente pronta a difendermi, di avere un po' di forza e in ogni modo proprio poter lottare, perché proprio caratterialmente non mollo fino all'ultimo. E quindi anche se poi devo arrivare in una situazione in cui magari lottando finisce che poi mi faccio ancora più del male, lo farò comunque perché sono così, sono una lottatrice, quindi non mi lascio mettere i piedi in testa, lotterò fino all'ultimo respiro. Domanda numero 12. Quale tecnica di difesa consiglieresti nel caso tu non abbia mai avuto la necessità di attuarla? Conoscendoti, pensi che saresti in grado di metterla in pratica all'occorrenza? Sì, allora, da questo punto di vista mi vengono in mente due cose. Se l'aggressore è un uomo, la prima cosa che mi viene in mente è appunto di colpirlo nel posto più delicato. Come seconda cosa, se invece non è più possibile perché sono impossibilitata a colpirlo lì, allora mi vengono in mente gli occhi, quindi la seconda parte più delicata. In quel caso, se mi devo difendere anche da una donna, sarà perfetto anche per quella situazione lì. E quindi queste sono le prime cose che mi vengono in testa. E no, non ho mai dovuto attuare e spero di non doverlo mai fare. Domanda numero 13. Accessori, scarpe e altri oggetti comuni possono creare vantaggi o svantaggi in caso di aggressione? Sapresti spiegarlo e fare qualche esempio? Sì, allora, le scarpe con i tacchi. Le scarpe con i tacchi possono portarti un vantaggio perché possono essere un'arma, ma
possono essere un'arma a doppio taglio, perché se hai le scarpe con i tacchi non puoi correre e ovviamente devi lasciartele indietro e correre scalza, e di nuovo non è una cosa che ti avvantaggia. Poi altri oggetti comuni, la borsa pesante può essere di nuovo un'arma perché la puoi usare per difenderti, ma anche un peso nel caso tu debba scappare. Sta di fatto che comunque noi donne, quando usciamo, abbiamo una borsa e se usciamo la sera indossiamo dei tacchi, quindi è un po' una situazione che già in partenza non ci mette in vantaggio. Domanda numero 14 ed è l'ultima. Una donna aggredita potrebbe paradossalmente rappresentare un pericolo per il proprio aggressore? Sì, assolutamente. Se io penso a me stessa, se mi trovo in una situazione in cui sono aggredita e devo a tutti i costi difendermi o difendere la mia vita, lo farò con tutti i mezzi che mi trovo intorno, sia cose che indosso, cose che ho nella borsa, cose che trovo in giro o anche solo con le mani. Non sono una persona che non si difende e si lascia aggredire. Già quando mi capita di essere aggredita verbalmente mi difendo e sento che lo farei anche in una situazione di pericolo fisico e potrei diventare un pericolo per chi mi aggredisce perché sento, per come sono fatta, che in quelle situazioni si attiva un istinto proprio di preservare me stessa prima di tutto, e sento che sarei disposta a fare di tutto per difendermi. E quando dico di tutto, significa un vero pericolo per chi si azzarda ad aggredirmi. Basta, queste sono le domande. Mi avevano fatto riflettere parecchio quando le ho ricevute, mi hanno fatto riflettere ancora di più adesso che ci ho dovuto rispondere. Ci avevo già riflettuto un po' sulle risposte, ma ovviamente poi quando ti trovi proprio a dover rispondere, e mi piace sempre farlo onestamente dal punto in cui mi trovo in quel momento lì, e devo dire che mi hanno fatto riflettere ancora di più e sento di dover studiare un po' su questo argomento per essere ancora più pronta nell'eventualità, o anche se non si dovesse mai verificare, è meglio farsi trovare preparati. Sarebbe bello, questa è una riflessione mia personale, sarebbe bello non dover pensare a queste cose, sarebbe bello, e questo è una riflessione continua che faccio, di non doversi trovare nella situazione di dire come mi difendo se capita questo. Sarebbe un mondo perfetto questo, e sento che lo possiamo raggiungere tutti insieme riflettendo su queste domande e sul fatto di proprio come portare una sensazione di sicurezza, cercando proprio di aiutarci a vicenda, e sento che portando l'attenzione sull'argomento col tempo ci farà raggiungere proprio una sensazione di sicurezza maggiore percepita sia per noi donne che per gli uomini, perché tutti noi ci meritiamo di vivere in serenità senza doverci preoccupare di fare 100 metri dalla fermata del pullman fino al cancello di casa. Io chiudo il video, lascerò anche qui sotto tutte le domande scritte così che possiate rispondere anche voi. Mandatemele anche per mail le risposte se non volete lasciarle pubbliche, perché è un argomento importante. Possiamo aiutare questa ragazza che appunto sta preparando la sua tesi, ma possiamo anche aiutare tutte noi donne ad essere più pronte in situazioni simili. E poi uno spunto anche molto molto valido per riflettere anche nel vostro privato. E quindi se poi non volete rispondere alle domande, fatelo almeno per voi stesse nel buio della vostra stanzetta, perché vi assicuro, anche se siete preparate o anche se pensate di essere preparate sull'argomento, potreste trovarvi a non esserlo proprio al 100% riflettendo sulla risposta da dare a queste domande. È tutto per oggi, ci vediamo nel prossimo video, come sempre. Prendetevi cura di voi e dei vostri cari e alla prossima. Ciao!